Grande festa in casa del team Impa Sottoli Bianchi Giusfredi in occasione della presentazione della squadra avvenuta nei giorni scorsi a Montecatini. La nuova formazione a livello professionistico femminile presieduta da Marco Luchi e diretta dai direttori sportivi Pietro Cesari e Monica Loverso. Il tutto sotto la supervisione dell'ex professionista, iridata a Verona nel 99, Dita Pucciscaite. Sì, questa è un'avventura che sentivo dentro, ho fortemente voluto questa nascita di questa nuova formazione e sinceramente mi fa un certo effetto perché per un ventennio ero abituata a partecipare alle presentazioni, non organizzare le presentazioni. E che dire, in bocca al lupo ragazze, e cercate di portare in alto questa maglia perché avete portato in giro dei nomi molto importanti. Impa, che ritorna dopo ben 40 anni nel ciclismo, Bianchi, 130 anni nel ciclismo, Giusfredi dal 1958 che opera nel mondo del ciclismo. Quindi tre nomi storici e una gioventù che ha tanta voglia di fare e di dimostrare. Speriamo bene. Squadra giovane quella dell'Impa Sottoli Bianchi Giusfredi, ma in grado di dare battaglia in ogni corsa e su ogni percorso. 11 le ragazze in organico con la leader che risponde al nome di Rossella Ratto, terza ai campionati del mondo di Firenze nel 2013, già campionessa europea junior. Come va la preparazione? A che punto sei? La preparazione va abbastanza bene adesso, ho avuto un po' di imprevisti inizio stagione, ho avuto una caduta con la rottura del mignolo e la perdita di un altro dente, poi un po' di influenza, però insomma si tira avanti e il primo vero obiettivo sarà il Binda. Insieme a lei ci sono le giovanissime Angela Maffeis, Claudia Cretti, Anna Stricker, Anna Trevisi, la campionessa d'Estonia Lisi Rist, quella d'Ucraina Tetiana Ryabchenko, la scalatrice basca Anne Santesteban, la lituana Daiva Tuslaite, Valentina Bastianelli e Alicia Arzuffi. Il debutto assoluto è previsto in Belgio il 28 febbraio, mentre la prima uscita italiana avverrà il 7 marzo in occasione delle Strade Bianche nel Senese.